non ho nulla in contrario, insomma, non mi diverto, ma obbedisco. Purché questa storia finisca, ci dormiamo anche con la mascherina, guardi, a questo punto. C'è chi dormirebbe con la mascherina pur di evitare il contagio, come abbiamo sentito, e chi vorrebbe venisse tolto l'obbligo di indossarla definitivamente. Tra le misure in scadenza, il governo ha deciso di rinnovare, con un'ordinanza del Ministero della Salute, l'obbligo di indossarla sia all'aperto che al chiuso per ulteriori 10 giorni. Io credo che, arrivati al punto di avere quasi completato le terze dosi per tutte, dovremmo allentare le misure, quindi sarei favorevole a fare come ha fatto anche la Spagna, no, Spagna anche l'Inghilterra. Quindi via le mascherine? Secondo me sì. Alcuni non prendono la libertà di non mettere la maschera e a me fa una paura. Vedo che siete comunque appena usciti dal cinema. Sì, siamo attenti, però lo facciamo perché è difficile di non vivere con gli altri, cioè l'essere umano è un essere sociale e la socialità ci manca un pochino. Siamo appesi, come sempre, all'andamento della curva dei contagi. Tra misure in scadenza, la preoccupazione di contrarre il virus e il desiderio di uscire resta comunque acceso tra la gente di una Roma semideserta, dove, mantenendo alta la guardia, non si rinuncia ad una serata fuori casa per svagarsi. Si cerca un po' tutti di rimanere a casa e non uscire. Magari si prende un qualcosa da asporto e poi si mangia a casa. Ma siete a cena stasera? Sì. Sì, sia questa sera e non solo questa sera. Noi siamo abitué dell'andar fuori. Siamo tutti controllati, vaccinati, tamponati. Si cerca la via di mezzo, no? Tra l'essere chiusi a casa e l'abbracciarsi c'è la via di mezzo. Abbiamo poi raccolto le testimonianze di alcuni titolari di bar e ristoranti che lamentano comunque un calo di circa il 60% di fatturato contro l'aumento di costi di gestione che restano alti. I costi che noi sosteniamo sono aumentati, bollette del gas, l'ultima bolletta della luce che io ho ricevuto è di 3.500 euro, precedentemente stavo su una media di 2007-2008. Il fatturato è calato almeno del 60-70%. Tutti aperti, ma in lockdown perché c'è molta meno affluenza. Siamo al 60% in meno. Roma comunque è una meta molto gettonata, se tu chiudi i confini rimane giusto il romano, ma il romano pure lui sta attento, ha paura, non esce tanto. Sicuramente il calo è evidente, la gente gira meno. Le strade sono abbastanza vuote, su un totale di diciamo più o meno 150 coperti, ma una quindicina, non di più. Piove sul bagnato, poi Covid, poi rincaro delle bollette. Niente, si va avanti e si spera in tempi migliori. Oggi avremo fatto, penso, forse tre pranzi, tre coperti. Penso troppo poco.